Noi vogliamo i nostri diritti, che ne mettono affettivi, e salviamo questi boschi, perché si stanno bruciando tutto e mi piange sempre il cuore, perché loro ammiscano l'operare la forestale e dicono che bruciano la montagna. Non è vero, perché siamo grandi lavoratori e vogliamo i nostri diritti e vogliamo anche pure ammussumesci insieme con gli operai. Lo vogliamo qua sotto, lo vogliamo con tutto il cuore qua sotto, che ci danno una notizia buona, che ci manda tutto al lavoro. Siamo stanchi perché vogliamo i nostri diritti, levano questa disoccupazione e ci danno il lavoro per sempre, per tutto l'anno, perché abbiamo questi diritti. Io ho 93 anni che vado alla forestale. È una vita da precario, praticamente. Sì, è una vita che vado alla forestale. Ora voglio i miei diritti, tutti i diritti delle persone che vanno al lavoro, che siamo tutti, anche i sindacati si mettono d'accordo per casa a tempo determinato per dare il lavoro, e noi ci danno il risultato, alziamo la Coppa ai Campioni, come ha vinto l'Italia, ma vincere anche noi. Io questa la rabbia, perché voglio i miei diritti, che andiamo tutti al lavoro, abbiamo passato la visita e ancora mandare al lavoro. Vergogna, Presidente, le regioni, mandaci tutti al lavoro per sempre. C'è i fari pellet, c'è uno di tutto, pulire le strade, puliziare le ciume. Vogliamo sempre i nostri diritti, mandaci al lavoro, ti prego, Ussumeci, votate, che volete le votazioni, votate, salvate l'operaio, si salvano le montagne. E questa maglia è il simbolo della nostra lotta, perché al di là del fatto che tutti dicono che noi stiamo vaneggiando, lo ripeto, l'ho ripetuto in altre sedi e lo dico ancora, il tempo indeterminato è un nostro diritto. Come ho detto poc'anzi, il governo è venuto da noi quando il presidente Musumeci si è candidato, ha chiesto i voti ai forestali, ha detto che ci avrebbe messi a tempo indeterminato, che ci avrebbe utilizzati per la pulizia dei fiumi, per le bonifiche, per quanto riguarda le aree attrezzate, tutti quelli che erano i siti archeologici. Lui è venuto da noi a prometterci mari e monti, adesso noi vogliamo la stabilizzazione. Noi ci abbiamo creduto, noi abbiamo creduto ad una persona che si è dimostrata come essere integerrima, si è presentata a noi come un agnello. Ci devi dare la stabilizzazione che ci hai promesso. Il bosco sta bruciando, e non sta bruciando perché ci sono i piromani, sta bruciando perché ci sono le cattive programmazioni, perché le zone non sono state messe in sicurezza, perché i viali parafuoco ancora non sono stati fatti, perché ci sono i 78isti che rappresentano la manodopera specializzata, i decespugliatori sono stati lasciati a casa, ancora non hanno finito le visite mediche, ancora non li hanno assunti. C'è gente che aspetta di andarsene a lavorare, e le sterpaglie sono più alte di un metro e mezzo. Governo, ti devi vergognare, stiamo aspettando, non lo vogliamo il tuo assistenzialismo da 3 lire, vogliamo lavorare. La disoccupazione te la puoi tenere, ci devi mettere a frutto 365 giorni l'anno. Non ne chiediamo assistenzialismo, non siamo derelitti della società e non siamo nemmeno i delinquenti che danno fuoco. Noi, c'è gente che c'è morta in mezzo agli incendi, c'è gente che ci ha lasciato la vita, le autobotti che non funzionavano e che si sono aggiustati con i loro soldi e sono andati in mezzo al fuoco, vanno a spegnere il fuoco con i flabelli e con le manichette che non funzionano. Ci sono postazioni con un autista e un solo ASPI. Me lo vuoi dire che cosa ti deve spegnere, Presidente? Che cosa ti deve fare? Devi rimettere ordine in questo comparto, devi restituirci la dignità lavorativa, devi mandarci a lavorare. Ti sei preso i nostri voti, vogliamo il nostro lavoro. Allora Pietro, oggi sei qui in piazza a dare sostegno alla lotta malgrado i tuoi problemi di salute. Lancia un appello ai tuoi compagni che sono rimasti a casa. Allora, voglio dire solo esclusivamente, malgrado i problemi, sono presente e sono stato sempre presente.
e siamo qui a protestare, diciamo, nel senso per dare un supporto a tutti i lavoratori che giustamente in questo momento siamo nella fase problematica, diciamo, della regione siciliana, e siamo qui per dare un supporto a tutti i lavoratori forestali che oggi non sono presenti. E io sono presente con tutto ciò, i miei problemi di salute, e andiamo avanti nella lotta. Siamo presenti perché oggi c'è la scelta, diciamo, iniziale dell'assemblea regionale, e siamo presenti nella lotta. Abbiamo depositato questo disegno di legge nel quale crediamo con forza e determinazione, il disegno di legge che guarda alla produttività del bosco, che dice basta all'assistenzialismo e che vuole la stabilizzazione definitiva dei forestali. I forestali possono e devono essere utili alla nostra causa. La nostra causa principale è quella di rilanciare la Sicilia a partire dalla sua naturale vocazione, e pensiamo che il modo migliore per farlo sia quello di dare forza al lavoro dell'operaio forestale. Allora, noi qua rappresentiamo la famiglia del gruppo Operai Forestali Uniti per il Tempo Indeterminato. È un gruppo che è nato da due folli e stiamo diventando un oceano di persone che dopo più di 35 anni di vergognoso precariato chiede quello che è sancito per Costituzione, un lavoro onesto e dignitoso. E quello che chiediamo è il tempo indeterminato. E oggi l'unico strumento che ci porta a questo obiettivo è il DDL 1009, a firma di 9 parlamentari, e noi oggi siamo qua per sapere chi è con noi e chi è contro di noi, perché dopo 35 anni di precariato siamo stanchi di essere additati come i parassiti sociali. Noi vogliamo dimostrare che siamo una risorsa e non un problema per questa Sicilia. E quindi siamo fiduciosi del fatto che la politica questa volta sia dalla nostra parte. Quello di oggi rappresenta l'ultimo treno per i lavoratori forestali. I lavoratori forestali devono capire, e lo devono capire in maniera chiara e precisa, che il DDL 1009 che il SIFUS ha fatto inoltrare all'ARS a ben 9 deputati su 70 è l'unica strada che li può portare al tempo indeterminato. È l'unica strada che li può portare al tempo indeterminato perché consente di fare sistema tra patrimonio boschivo, territorio, ambiente, turismo e lavoro. Quindi crea lavoro aggiuntivo, e con il lavoro aggiuntivo consente la possibilità di attingere a nuovi canali di finanziamento per pagare appunto gli stipendi a tempo indeterminato a questi lavoratori. I lavoratori forestali devono capire pure che va respinto il DDL del governo, perché è una trappola preelettorale che con la scuola dell'aumento di una manciata di giornate entro 6 anni cancella definitivamente il turnover e quindi la possibilità che i lavoratori transitano al tempo indeterminato. Quindi viva il DDL 1009, viva i lavoratori forestali. Bravo, 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 bravo.